Oggi siamo qui in Via Battisti per una degustazione particolare rispetto alle solite. Cosa succede? Facciamo una bellissima degustazione alla cieca, per cui abbiamo introdotto nella degustazione la mancanza della vista, che è quello che a me è capitato per incidente, sfruttando comunque gli altri sensi per renderci conto di come gli altri sensi riescano comunque a darci ottime indicazioni e sensazioni anche senza la vista. Questo nasce da un percorso fatto sull'inclusione, sull'inclusività, per cui nelle nostre etichette è stato inserito il nome della cantina, quindi Rocca Santa, in carattere braille, in modo tale da renderle disponibili a tutti, e anche il fatto di comunicare che comunque io, che sono il titolare e l'enologo della cantina, sono non vedente, per cui una fattibilità si può fare, non è sempre impossibile. Arriva il sostegno anche delle istituzioni, in particolare di Regione Piemonte. Cosa comporta? Ma il sostegno è sicuramente fondamentale perché sono tanti passettini che bisogna fare probabilmente insieme anche per rendersi conto delle necessità effettive. Noi quando siamo partiti con il nostro carattere braille abbiamo proprio voluto un po' cercare anche di lanciare un messaggio, un po' di scardinare questo sistema. E adesso l'attenzione della Regione Piemonte è sicuramente molto importante perché vorrebbe dire coinvolgere più persone e raccontare, rendere disponibile a tutti l'idea che anche una persona cieca può comunque fare impresa, farla bene e comunicarlo di conseguenza.